Il nostro programma è già disponibile in questo senso e poi verrà diffuso, avremo modo anche di poterlo far avere a tutti, almeno che lo vorranno, però ecco, questo richiamo a un passato per me è importante, perché non c'è futuro in una città se non ci sono forti radici e non ci sono forti tradizioni e forte disponibilità a lavorare. Noi da questo dobbiamo partire. Ecco perché, quando è venuto l'altro giorno con aiuti il sottosegretario di Stato che ha parlato e ha detto che questa città è il momento di cambiare perché questa città non è in grado di affrontare il futuro perché non ha stoffa, non ha tradizione, non ha capacità, e allora dico, cari miei, noi abbiamo tradizioni, abbiamo forza, abbiamo coraggio, abbiamo esperienze, abbiamo tutto un mondo che è capace di esprimere tanto. E quindi si rassegni, Bonaiuti. Il 6 e il 7, il risultato sarà per noi anche questa volta. Sarà per una città che ha bisogno di cambiare passo, per una città che ha bisogno di accelerare, perché proprio nei momenti della crisi e della difficoltà che dobbiamo sapere dare il meglio. E noi in questa fase dobbiamo dare il meglio. Noi dobbiamo capire che non possiamo tradire i sogni dei nostri ragazzi, delle nostre bambine, dei nostri ragazzi. Non dobbiamo tradire la voglia di crescere dei nostri giovani. Ne abbiamo tanti, giovani e bravi, che dobbiamo valorizzare. Quindi noi dobbiamo puntare su questo, cioè su un futuro che sicuramente c'è e che può crescere, ma dobbiamo anche puntare su un'altra cosa, sul fatto che dobbiamo dare dignità agli anziani, perché hanno dato tanto e meritano tanto in questo momento. Dobbiamo dare forza a tante persone che quotidianamente si ingegnano e lavorano per poter far forte questa città. E vedete, in questo momento di crisi, questo elemento è fondamentale. E allora stiamo attenti a questi, ma soprattutto stiamo attenti a quelli che hanno voglia di lavorare per il futuro. E in questa città non è possibile pensare che qualcuno tenti la fuga o che qualcuno faccia il furbetto, che qualcuno pensi di scappare lasciando chi è in difficoltà indietro. Ma soprattutto bisogna pensare anche che in questa città la prossima amministrazione, guidata dal sottoscritto, terrà conto di due elementi importanti. Chi ha voglia di lavorare per il futuro, chi ha voglia di misurarsi e cimentarsi nelle scelte difficili che dovremo fare sull'innovazione e la ricerca, avrà il sostegno e l'appoggio dell'amministrazione comunale. Chi invece giocherà a scappare, giocherà sulla rendita, che giocherà sul tenersi per sé le ricchezze senza investire, non sarà un punto di riferimento della pubblica amministrazione. Questa è una cosa che noi dobbiamo fare fin da ora. E noi, io penso ad una città che sappia misurarsi insieme. Ho fatto questo esempio della locomotiva e del treno. Io penso a un treno che ha locomotiva e carrozze attaccate ben salde e che viaggia insieme. E la città c'è tutta sopra, che arriva a destino tutta insieme. Non di un treno dove qualcuno decide di staccare la locomotiva per arrivare prima. E questo è il tentativo di un governo di centrodestra che sta aiutando i ricchi e sta lasciando indietro le persone che sono in difficoltà. Ma io non penso ad una logica di assistenza, penso ad una logica dove venga ripristinato il reddito delle persone, dove venga data dignità alle persone, perché noi non dobbiamo pensare che chi è in cassa integrazione o licenziato debba passare dal servizio sociale umiliandosi come se fosse una persona malata, deve avere il recupero del reddito, quindi si deve sostenere, sostegno alle bollette, per pagare le bollette, sostegno per pagare l'affitto, per pagare la rata del mutuo, perché quella famiglia non vada nella povertà. Su questo non voglio credere. Quindi noi su questo ci misureremo.
e da subito, come prime cose da fare, perché avremo fortemente un'estate difficile. Però pensiamo anche che sia necessario che il governo nazionale, che ha già annunciato soldi ma che non si vedono, li faccia arrivare in tempo, perché se arrivano, come qualcuno pensa, a settembre o ottobre, sarà troppo tardi. E siccome il ministro Scajola si è degnato di convocare il tavolo del distretto per il 22, dopo che ormai se ne parla del 22 di maggio, ma se ne parla dal 28 di febbraio, calcolate voi, no? Marzo, aprile, maggio, 3 mesi per convocare una città, ma sulle quote latte l'hanno fatto in 15 giorni il decreto. Allora che c'è una politica delle due facce, delle due risposte? Allora cominciamo a dire che questo centrodestra che a Prato dice di avere il sostegno del governo nazionale si intenda bene con questo governo, perché a Prato questo governo ancora non ha fatto nulla, e su questo deve essere chiaro. Poi anche su questo aspetto qualcosa c'è da dire. Un centrodestra guidato da un imprenditore, nulla da dire, perfettamente, e io credo non ho niente nei confronti degli imprenditori, specialmente per quelli che hanno voglia di far lavorare la gente a Prato, ma no per quelli che scelgono di far lavorare la gente fuori Prato per cercare di risparmiare. E siccome mi sembra che Cenia sia stato fra i primi ad andare in Cina, ad andare in Romania, credo con difficoltà possa spiegare ai nostri tessitori, ai nostri artigiani tessili, come si fa a risolvere il problema e a dire come si fa a far ritornare il lavoro a Prato. Comunque ce lo deve spiegare ancora, perché ancora non ho capito qual è la soluzione e la ricetta. Se la ricetta è caldato e basta, la vedo povera come ricetta. Io credo che su questo punto noi invece siamo in grado di dare una serie di risposte che ora proverò di dare anche velocemente.